Presidente Pittella, in che modo la Regione Basilicata intende supportare i programmi di Acquedotto Lucano in tema di energia? Condividendo la progettualità, proposta anche quest'oggi, a mio giudizio centrata, e sostenendo questa progettualità con risorse finanziarie rivenienti dai canali di finanziamento che riceviamo o dall'Europa o anche dal livello nazionale. Mi sembra che con un primo progetto presentato da Acquedotto Lucano, investire 10 milioni di euro per risparmiarne 4 in un anno e ogni anno, mi sembra, diciamo così, da suicidi non cercare di cogliere questo obiettivo. Sottolineo la capacità di intervento su questo settore perché noi spendiamo 20 milioni di euro l'anno di energia e non è possibile. E poi c'è il tema del risparmio non soltanto in termini economici ma anche di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Eh sì, perché ottimizzando, diciamo, il servizio, provando a mettere in campo accorgimenti tecnologici innovativi ed adeguati, producendo energia pulita da fonti alternative e provando dunque a risparmiare e a ridurre le emissioni, mi sembra che noi tuteliamo l'ambiente e facciamo economia utile alle casse non solo dell'Acquedotto Lucano ma della regione e dei cittadini lucani. Presidente, un'ultima domanda. Il dibattito sul governo delle risorse idriche è sempre un tema attuale, in questo momento lo è ancora di più. Si parla di una gestione da un lato del servizio, dall'altro della risorsa primaria globalizzata, almeno per quanto riguarda il Sud Italia. Lei che cosa ne pensa? Che è un progetto ambizioso, è un auspicio al quale noi non dovremo sottrarci. Intanto io dico, partiamo con Regione Basilicata in testa, Regione Puglia e Governo Nazionale. Superiamo nel tempo più breve possibile l'esperienza commissariale di EIPLI per l'approvvigionamento primario, quindi i grandi invasi, e proviamo a collocarci in un segmento che tra approvvigionamento primario, grandi invasi e servizio idrico integrato ottimizza le risorse umane e anche le risorse economiche e l'erogazione dell'acqua, che è un bene primario e che va tutelato. Da questo apriamo l'orizzonte già da oggi disegnato verso l'intero Mezzogiorno d'Italia, perché la Regione Basilicata insieme alla Regione Puglia e al Governo Nazionale ha l'ambizione di poter governare per competenza, per know-how, per esperienza l'intera materia per tutto il Mezzogiorno.